Eccoci qua, sempre su By Night. Questa volta siamo insieme ad Antonio Roselli. Ciao. Ciao Antonio. E parliamo di musica, di DJ, di organizzazione eventi, di DJ Frog. Di DJ. Come è iniziato il tutto? Quanto dura questa intervista? È iniziato con una passione in realtà, la passione per i villaggi turistici in primis. Nasco animatore, il termine più esatto, quindi da premettere che ho cominciato con l'istituto alberghiero, quindi trasformare un po', amo raccontare che dai piatti da portare, piatti i piatti da far girare, si è nata una passione, è nata proprio mentre servivo a tavola. Presente quando poi vai a servire il DJ, dici cavolo, questo è qui da 2 ore e io sono qui da stamattina, prenderà 4 volte quello che prendo io, cioè è nato così, un po' in questo modo piuttosto simpatico. Detto, voglio prendere sì, anch'io, voglio fare anch'io. DJ, sì. Esatto. E quindi in realtà è nata così, come uno scherzo, quella roba che non puoi calcolare. Quindi ho cominciato questa avventura in un villaggio turistico su Vieste, Peschici più che Vieste, in un hotel, e da lì questa passione dal palcoscenico, dal microfono, l'animatore da villaggio turistico. Poi pian piano ho trasformato questa passione in lavoro, e non ti nego che anche portare quest'idea ai propri genitori non è semplice. Perché non è il classico lavoro concreto, che può essere l'avvocato, il medico. Ma anche perché io dopo l'alberghiero mi sono iscritto all'università. Ho preso 2 titoli accademici nel mondo nel campo del turismo, quindi puoi andare dai genitori, sì, mi sono laureato, ho fatto l'alberghiero, faccio il DJ. Aspetta, com'è? Quindi che poi, fai, poi, vai a lavorare? Sì, genitori del sud, quindi poi, però piuttosto aperti, quindi veramente mi hanno lasciato seguire assolutamente quelli che erano i miei sogni, non è stato semplice. Quindi ho cominciato lì nei villaggi turistici con questa idea del palco, di trasformare poi pian piano questa passione. Nulla di calcolato. Poi un bel giorno ho preso carta e penna, ho disegnato un loghetto, questo nome Frog. Infatti, da cosa viene il nome Frog? Anche questo. C'è una storia? Non c'è una storia. In realtà è stato un nome pensato lì. Pensato lì che dicesse tutto o non dicesse nulla, è un po' come il marketing insegna, ecco. Non sapevo cosa volessi fare, quindi ho scelto questo nome non italiano, un nome inglese, quindi questo Frog Entertainment, e pian piano disegnando questo logo, veramente fatolo diventare una realtà, ho cominciato a seguire il primo villaggio turistico a Maria di Pesticci, in Basilicata, dopo Metaponto, quella zona lì. Ho creato un gruppo di amici, 4-5 animatori, e abbiamo seguito questa struttura. Ecco, questo nasceva nel 2009, ad oggi siamo oltre 40 ragazzi che seguono la mia stessa passione, che amo dire hanno avuto modo di stamparsi questo logo sul petto. E quindi dicevi tu, quindi lavori sui centri estivi, nei centri estivi, nei villaggi. Il villaggio turistico affida a noi la completa organizzazione dell'animazione in generale. Tu fornisci tutto lo staff, sì, fornisco lo le staff, idee, una programmazione, la programmazione, i balli, anche perché appunto è quello che a te riesce naturale, ne hai fatto del tuo lavoro. Quindi fila tutto liscio. Amo dire faccio lo stupido e mi pagano. Quindi questo è perfetto. Ce ne sono tanti che non prendono un euro. Quindi. E poi Poi ti diverti, comunque ti leghi con tutte le persone del villaggio. Io sono stata in alcuni villaggi e poi c'è un legame, una simpatia, un'amicizia con, certo, con quelli dello staff. C'è una cosa che in realtà gli animatori odiano. Ti diverti. Nel senso che c'è dietro veramente una storia di ci sono tantissimi sacrifici, tu puoi immaginare, tu che hai seguito, esatto. Perché non è un, come sembra, semplice, è lungo, tutto il giorno dura tanto. E anche la notte, perché le prove poi sono notturne, però è una cosa che consiglio a tutti i ragazzi, almeno di provarlo una prima volta, una volta in tutta la vita. Noi abbiamo un sacco di ragazzi adolescenti, stiamo parlando di 16 anni, 17 anni, abbiamo dei ragazzi che hanno provato e sono tornati a casa cambiati, perché è un lavoro che ti dà tanto, non solo nel lavoro, ma proprio nella vita in generale, perché tu ti stacchi da casa, esatto. Vivi
con un gruppo di ragazzi che non è un il classico gruppo di lavoro, finisci vai a casa con i tuoi, no, finisci vai a casa sei con le stesse persone, quindi non hai la possibilità di scegliere se è un'antipatia o una simpatia. Ecco, devi comunque sì essere costretto a legare. Questa cosa qua ti porta poi ad avere un'elasticità mentale assolutamente differente. Poi pian piano vai e poi pian piano ho trasformato questa situazione qua portando questa realtà nel matrimonio, che esatto oggi... di quello infatti volevo iniziare ad entrare, sì, il matrimonio portato, assolutamente. Adesso immagina, qui siamo su Roma, anche se ho fatto parecchio, ho seguito parecchi matrimoni romani e non sono così tanto differenti dai nostri giù al sud, diciamo così, giù a Bari. La voglia di divertirsi, l'idea del matrimonio è un attimino differente, un matrimonio in cui alla base c'è il divertimento, perché c'è questa sempre idea della musica come ultima scelta. Sì, nel matrimonio si pensa più al magari alla band di musica soft che suona. Non ti viene in mente il DJ per il marito, dice che mi metto a mettere musica house. Bravissima. No, perché il DJ non è solo quello, mi spiegavi tu, no? Hai fatto, guarda, hai preso in centro l'idea del DJ, DJ da discoteca, ormai sono cambiati. Posso assicurare che anche un 18° compleanno non c'è più la richiesta di questa realtà del dance. L'idea di un matrimonio differente, cioè se tu dovessi pensare, tu sei sposata? No. Dovessi pensare a un matrimonio, la prima cosa che pensa una donna è l'abito, il vestito, poi l'uomo pensa magari è la sale, viene un po' abbandonato. Però se noi prendessimo con le pinze quello che accade in realtà in un matrimonio, l'abito, la chiesa, poi si arriva in sala, uh-huh, e gli sposi che fanno? Prendono come fosse una sorta di mestolo, di grande mestolo, prendono tutti gli ospiti, tu vostri, cioè nel senso gli ospiti degli sposi stessi, li danno in mano a un DJ, dico ecco tieni. Sono 100 persone, 200 persone, per 6-7 ore sono tue. E tu anche nei matrimoni hai il tuo staff o sei solo? No, assolutamente ho il mio staff, io non mi muovo solo, ho un gruppo di persone che mi segue assolutamente, c'è Roberto che ormai mi segue da tempo ed è diciamo la mia spalla, il mio secondo DJ Frog, ecco. Poi c'è Gianluca, c'è Giovanni, ci sono un sacco di ragazzi che hanno creato questa... c'è la mosca cioè, che vuole sapere, vuole dire la sua, e mi seguono assolutamente ed è un gruppo. Io amo dire lavorare con, non lavorare per, lavoriamo insieme, e solo con un grande staff, se benissimo, possiamo in realtà poi portare al termine il nostro lavoro. Quindi ormai gli sposi lo sanno, hanno deciso di affidare il proprio lavoro. Ma infatti quello, dopo, quando si affidano a voi, poi vi dicono: ah, mi sono divertito, non pensavo fosse così. Assolutamente. Questi riscontri li hai avuti, il non pensavo fosse così? Guarda, quello che ci permette poi di lavorare tantissimo sono le grosse realtà che seguono, diciamo, il matrimonio in generale. Abbiamo dei grossi siti tipo matrimonio.com, che ormai è un sito internazionale, che funziona tanto perché le recensioni stesse le scrivono gli sposi e tu hai modo di vedere quello che accade tramite quello che gli sposi stessi raccontano. Questo ti permette poi di essere tra virgolette riconosciuto in qualche modo in generale come DJ, ecco, specializzato nel ricevimento. Sì, perché c'è sempre questa idea, il DJ, poi comunque spesso affianchiamo la musica dal vivo, però il singolo diamo. Esatto, comunque fate anche musica dal vivo. Assolutamente sì. E fate anche remake. Assolutamente, nel senso che noi diamo la possibilità agli sposi di scegliere di ok, è il tuo matrimonio, non il gruppo live, ma ecco, voglio portarvi dietro un sax, se non il sax magari le percussioni live, ecco, viene modellato secondo quelle che sono le esigenze. Quindi questo appunto ti permette poi di creare una realtà diversa, più coinvolgente, più fresca, la sobrietà comunque che il matrimonio richiede, però unito al divertimento che in realtà rimane il fulcro dal mio punto di vista di un ricevimento. Esatto, quindi ti adatti, se è matrimonio comunque sobrietà ma sempre con divertimento, e invece in feste o cambi senza sobrietà non è necessaria, basta che ci sia il divertimento, certo, che è quello che conta, è certo, quello per il quale tu vieni chiamato. Assolutamente, sì. E serve il divertimento. Quindi vogliamo lasciare qualche tuo contatto? Certo, nel senso che noi rimaniamo a completa disposizione per tutti, mm-hmm,
giriamo, possiamo girare, ecco, appunto tutta l'Italia come stiamo facendo, per adesso ci stiamo spostando un po' nel sud. È importante, quindi non sì, solo Roma, però tutta Italia. Assolutamente, Roma, abbiamo fatto Calabria, abbiamo fatto Basilicata, ci spostiamo. Ma poi mi dicevi prima un piccolo aneddoto, che c'è una cosa particolare sulla ricerca di DJ Frog su Google. Sì, adesso fortunatamente, grazie proprio alla recensione degli sposi stessi, scrivendo, segnando nella ricerca tra i migliori DJ e quant'altro, DJ specializzati nel matrimonio, ormai riusciamo ad ottenere la prima pagina. Questo per noi è un grande successo. Certo. Dico per noi perché rimane assolutamente l'importanza. E perché poi la prima pagina l'avete ottenuta con recensioni positive, quindi meglio sì, la recensione dei propri clienti. Ed è quello che cercavi tu. Allora, quindi vediamo Antonio, DJ Frog, il contatto di Facebook qual è? DJ Frog, il DJ del matrimonio. Semplicemente, quindi anche scrivendo sì, DJ Frog si trova? Assolutamente sì. Bene, poi hai un'email? info@agenziafrog.it. Sì. È un sito internet dove si trova un po' tutto, che è www.agenziafrog.it. Benissimo. E allora ti ringrazio per essere stato con grazie noi. A voi, assolutamente. Mi raccomando, se avete bisogno di matrimoni, funerali, divorzi, compleanni, divorzi. Mi devo specializzare in agenzie, no, sì, agenzie stavo dicendo, villaggi. Cioè dice DJ Frog. Ok. Tutta Italia, da nord a sud. Anche all'estero. Anche all'estero. Arriviamo ovunque. Dalla Puglia arriva ovunque. E voi rimanete sempre con noi su Radio Radio by Night, la radio della notte romana.